Bam, ragazzi, che figata! Ma è bellissima! Fragile. È fragile. Ok. Ci siamo ragazzi, finalmente ci siamo. Sono arrivate le ultime due cose che aspettavo per completare al 100% lo studio. Oddio, 100% proprio no, perché manca ancora qualcosina, qualche punto di verde. Verde intendo qualche piantina, quella. Comunque, questa è un'altra storia. Non vedo l'ora di aprire e mostrarvi finalmente cosa mi è arrivato, perché è una figata. Anzi, due figate. Allora, prendo subito la forbice. Eccola. Li apriamo e poi vi spiego tutto. Allora, cominciamo da questo. Vediamo un po'. Mettiamo da parte un attimino quest'altro. Speriamo non si sono rotti durante il trasporto, ragazzi. Sarebbe una tragedia. Allora, io non capisco qual è il fronte e qual è il retro. Forse di qua. Oh, ok, ragazzi. Allora, non so se entra tutta nell'inquadratura, ma è lunga 1 metro più o meno. Ragazzi, non vedevo l'ora. Allora, apriamola e vediamo intanto se è tutto a posto ed è tutto integro. Ok. Ok, ragazzi, dovremmo esserci. Vediamo se è tutto ok. Caspita, un imballaggio perfetto, direi incredibile. Cioè, se si è rotto, veramente non so come. Ma ancora non vi è chiaro ovviamente che cos'è, perché non si vede nulla. Allora, direi di iniziare da queste cose qui, che dovrebbero già farvi capire qualcosina. Però andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Oh, ottimo, mi hanno incluso anche, ragazzi. Vabbè, poi ne parliamo e mi mostro soltanto che cos'è. Trasformatore 1, trasformatore 2. Sto molto attento perché non vorrei veramente fare danno. E bam, ragazzi, che figata! Ma è bellissima! Allora, come avete potuto vedere, si tratta della scritta che mi mancava di Etecmania. Sapete che ogni studio che ho avuto sempre qualche scritta, però questa volta ci siamo superati e per questo devo ringraziare assolutamente gli amici di 9watts, che ragazzi è un'azienda italiana intanto, quindi sono contentissimo di poter collaborare con le aziende italiane, sono sempre felicissimo, accetto sempre volentieri. Ma in questo caso a maggior ragione, perché mi hanno permesso di creare questa fantastica scritta che andrà appesa, ragazzi. Poi ve la mostro, va, poi ve la mostro perché c'è anche l'altro, ora vi spiego anche questo. Allora, praticamente cosa fanno questi ragazzi di 9watts? Sono un'azienda che però produce queste scritte al neon, che in realtà ragazzi non è neon ma è LED messo in un tubo in silicone che crea appunto l'effetto neon, ma vi fa risparmiare nella bolletta. E sono tutte opere artigianali fatte personalizzate su misura in base a quello che preferite. Io infatti gli ho dato semplicemente le indicazioni delle dimensioni perché avevo già capito bene o male dove volerla mettere, quindi gli ho dato le dimensioni e poi le linee guida. Man mano che il processo andava avanti, si facevano, loro mandano le foto, vi seguono passo passo, sono veramente gentilissimi. Sono dei professionisti, sono bravissimi, ragazzi, fanno delle cose assurde. Già questa cosa è fantastica e non l'ho ancora accesa, non ve l'ho mostrata accesa, cosa che farò subito. Ovviamente vi lascio il link in descrizione se anche voi volete creare qualcosa di particolare, se avete un'attività o anche per casa vostra, perché no, per personalizzarlo un po'. Loro hanno il sito, potete contattarli anche tramite la pagina di Instagram, vi rispondono tranquillamente e come ho detto sono disponibilissimi. Quindi ragazzi, direi di
accenderla subito e vedere com'è illuminata, per poi passare anche all'altro pacco. Ok ragazzi, ho montato tutto. Tra l'altro il prodotto arriva con il prolungo, praticamente c'è un filo trasparente per, che andrà poi dalla, praticamente dalla scritta fino a terra, così che non si noti, e poi a questo si attacca la parte, diciamo, del trasformatore, un filo bel lungo perciò non ci sono problemi. E poi c'è la possibilità di avere appunto queste aggiunte, che sono dei pulsanti on off per accenderle più comodamente direttamente da qui, e in più mi hanno mandato questo accessorio in più che permette di rendere compatibili con Alexa gli assistenti virtuali da scritta, quindi diventa praticamente smart, cosa fantastica e essenziale, grazie mille. Ma ragazzi, andiamo a noi, vediamo se si accende. Momento importante. Sì, ragazzi, bellissima, fantastica. Wow, e tra l'altro credo si possa anche regolare la luminosità. Sì. Tra l'altro nel mio caso non so se è così o cambia in base alla lunghezza della scritta. Ho due trasformatori, quindi posso, come vedete, accendere e spegnere due parti della scritta. Tra l'altro high tech e mania a parte. E, bene, bene. Vi faccio vedere anche l'altro però. Ok ragazzi, ecco l'altro. Anche qui un packaging fatto benissimo. E ecco l'altra ragazzi, è la stessa, cioè sempre la scritta e il logo di Etecmania, però in bianco, quindi un colore neutro. Se quella era sul violetto, quindi dava più il senso di neon, che è quello che volevo, questa invece è un po' più neutra, che metterò da un'altra parte, in un'altra parete. E anche questa è realizzata perfettamente ragazzi, fantastica, e direi di andare ad accendere anche questa. Ok ragazzi, ho montato tutto, vediamo se si accende anche questa. Va subito danni, spero proprio di no. Sì ragazzi, anche questa va ed è fantastica, anche bianca, devo dire il suo perché, molto molto bella. In questo caso ho bastato solo un filo e un trasformatore, non so, forse perché quella in realtà in origine doveva venire bicolore, poi l'abbiamo fatta un colore unico, forse per questo aveva e due trasformatori singoli, non ve lo so dire, però fatto sta che ragazzi è fantastica. Adesso non mi resta che appenderle e farvi vedere il risultato finale. Eccoci qui ragazzi, montate. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Questa dietro di me è quella viola e davanti a me c'è quella bianca, in una zona che è ancora un po' un work in progress, ma ci arriveremo. Mancano giusto qualche cosina. Le ho già collegate anche con gli assistenti virtuali per accenderle e spegnerle, ad esempio. Spegni postazione. Accendi postazione. Allora ragazzi, io ringrazio ancora tantissimo i ragazzi di 9Watts e se volete anche voi una creazione simile, personalizzata, scrivetegli tranquillamente, vi lascio il link in descrizione al loro sito e vi faranno il preventivo, insomma, e poi vi mettete d'accordo. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, vi do appuntamento al prossimo e come sempre vi ricordo di mettere un like, iscrivervi e attivare le campanelline per non perdervi i prossimi video. Ciao!